Contito è come se è sempre un fatto karmico. Sai garbo, sai garbo. Perché le cose più straordinarie della vita, e qui deve parlare lui, devo smettere di parlare io, le cose più straordinarie della vita sono al di sopra di noi. Noi le creiamo non sapendo di farlo, perché sono quegli atti spontanei che nascono cuore, che non è ben ordinato ragione. E scusate se ho parlato tanto perché ti voglio bene. Ah, va già, va bene anche senza il microfono. Io adesso No, no, io devo dire soltanto una cosa. Non... Vabbè, c'è un libro scritto su tutto quello che è successo, se volete lo leggete, per voi è importante questa cosa, forse ormai più che per me, e io sono oltre, nel senso che non mi sono mai attaccato a questa cosa, lo sapete, perché forse avrei spinto perché succedesse la moltiplicazione di quello che vediamo stasera. Se questa cosa fosse stata estesa a un pubblico normale, diciamo di densità normale, oggi la situazione sarebbe tutt'altra da sotto tutti i profili. C'è da domandarsi perché non è successo, e lo discuteremo per diverse esistenze, questo perché non è accaduto. È veramente uno strano mistero tutto italiano. Ma non importa, io ho deciso di scrivere per l'Italia perché la mia lingua è questa. Avrei potuto andare in America da ragazzino, forse le cose sarebbero state diverse in un posto dove lo spettacolo musicale ha un senso, qui non lo ha. Però sarei anche potuto morire in Vietnam se fossi diventato americano. Quindi, capito, nessuno sa mai quali sono le cose giuste o non giuste. Questo per dirvi comunque che io sono andato avanti, ho fatto altre cose, di cui alcune addirittura più amate. L'Isola nella tempesta, per esempio, che è soltanto un titolo per voi, è un musical che secondo me è la cosa più bella che ho fatto, ma è ancora più nascosto in una sorta di... Vabbè, lasciamo stare. Quello che voglio dire è soltanto che adesso sto scrivendo una cosa nuova e non è una velleità, è un reale progetto serio, concreto, pensato prima di Orfeo Nove, non è una cosa adesso della senescenza, diciamo. L'opera che sto scrivendo è nata praticamente insieme. Poi nel giro di 40 anni, non è che ho scritto tutti i giorni perché sarei matto, nel giro di 40 anni avrò lavorato 6 mesi, ma adesso ci siamo quasi. E forse in autunno cominceremo le operazioni per andare in scena. Però Se te meno, te lo fai meno. succede come qui, vuol dire che ce ne vorranno altri 40 per arrivare al punto in cui siamo stasera. Io sono pronto, sono pronto, sono pronto. L'Italia è questo, io sono pronto, però lo faccio, lo voglio fare. E anche se sarà un successo quella sera, io so da adesso che anche se fosse successo, magari non lo è. Magari le cose vanno mediocremente o male, magari vanno benissimo. Anche se vanno benissimo, non sarà successo niente in questo paese. È così. Non sarà successo nulla, bisognerà continuare a lottare per altri 40 anni anche se è andato bene. Tutto questo per chiedervi soltanto di saperlo e di sostenerci quando sarà il momento. Cioè, trasferite questo meraviglioso amore per una cosa che ho fatto, o che si è fatta da sola, perché secondo me si è quasi, alla fine si è quasi fatto da solo, come tutte le cose che hanno un senso, un valore. Era già lì da prima, non so, misteri strani. Ma con lo stesso amore che gli portate, sosteneteci nella cosa nuova che stiamo preparando, di cui non vi dico niente perché anche per scaramanzia, però ha la stessa voglia, la stessa intensità, le stesse ambizioni e la stessa radice, soprattutto. Forza Tale e Tito, quale, perché aspettiamo la Tito. stessa radice, perché un artista parla sempre della stessa cosa, quindi alla fine è un modo diverso di dire la Forza stessa Tito, cosa. forza Tito.